Ho scoperto la passione per la musica all'età di 12 anni, scrivendo una poesia in un concorso canoro a scuola, dove ho vinto il primo premio. Mi è stato chiesto di cantare una canzone e io tranquillamente ho cantato My Heart Will Go On di Celine Dion. Dopo quella performance, chiamiamola così, 12enne, mio padre ha iniziato a portarmi in giro vari concorsi per tutta la Toscana e l'Italia, ma ero troppo piccolina, dovevo seguire la scuola e quindi niente. Però aumentava e cresceva il desiderio di cantare. All'età di 16 anni ho iniziato a fare piano bar con un amico che mi ha un po' guidato in questa strada, facendomi innamorare sempre più di quella che era la mia passione. Ho iniziato quindi poi a cantare da sola, con l'emozione di avere davanti tante persone che si aspettano da te qualcosa che non sai mai poi se riesci a dare fino in fondo. Quindi arrivi con l'adrenalina a mille e ho sempre cercato di dare il meglio di me. Ho sempre avuto molti complimenti, questo mi fa piacere. Sempre facendo divertire la gente, perché è importante anche che tutti si divertano, non solo io, e questo sembra che mi riesca molto bene. La mia città è contenta, diciamo così. Poi l'anno scorso, 2 anni fa per la precisione, per la prima volta ho deciso di partecipare a Sanremo. Ho rincontrato un vecchio amico e ci siamo parlati, lui scriveva canzoni, abbiamo detto proviamo e abbiamo mandato il primo pezzo. Siamo arrivati quasi in fondo, c'era Roby Facchinetti, Giuseppe Ferrero e D'Argento D'Amico in giuria che ci hanno dato il massimo dei voti, però poi si vede che qualcosa mancava e quindi pazienza. Le nostre strade poi si sono divise, ma io non ho mollato perché amo la musica ogni giorno sempre di più e quindi ho riprovato l'anno scorso. Ho scritto una canzone, mi è stata scritta una canzone da Alberto Guasconi, che è un collega, un medico che lavoravamo insieme a Siena, appunto sul corso di Siena. Mi ha scritto la canzone, sono andata là da lui, abbiamo cantato, provato, riprovato, ancora più emozionata perché poi alla fine l'anno prima la condividevo questa cosa, quest'anno era tutta mia e non mi sembrava nemmeno vero. L'esperienza di Sanremo è stata un'esperienza unica perché comunque ti ritrovi in un ambiente magico, in un ambiente dove sai che tanti cantanti famosi hanno preso la strada, no? Il palco di Sanremo è il sogno un po' di tutti quanti. Ho fatto questo corso con dei professionisti, quest'anno c'era Ivano Fossati, Marika Jan, abbiamo conosciuto diverse persone, bello, veramente interessante. Anche qui mi sono aggiudicata a un buon posto, ma non sono riuscita ad andare avanti. Questo però non frena mai e non ferma mai la mia passione e quindi ho deciso di continuare su questa canzone perché questo pezzo mi piaceva molto, ci credevo tanto e ho ricevuto una richiesta da parte di un amico, ti va di girare un video con me, perché no, proprio questo volevo fare e quindi ho colto l'occasione e proprio in questi giorni abbiamo iniziato a dar vita un po' a quello che era anche questo un mio sogno, girare un video tutto mio, decidere i posti, i luoghi insieme agli amici, condividerlo con le persone a cui io voglio bene. Il mio spazio da un genere all'altro, ovviamente nel karaoke andiamo un po' più sullo specifico perché devo far cantare canzoni che un po' tutti conoscono. Sono una ragazza che è sempre stata coi piedi per terra in tutto, ma mi piace anche sognare e guardare oltre perché penso che ognuno di noi si meriti di più,
sempre di più. La musica per me è veramente il mio mondo, il mio amore, la mia passione, e quindi continuerò comunque vada questo video, continuerò sempre ad andare avanti e prima o poi ce la farò, perché io sognavo un video, ho avuto un video, sogno il palco e avrò il mio palco.